La procedura di rinnovo della firma digitale è composta da due fasi: l'ordine di rinnovo dei certificati e l'import del certificato sulla tua card. In questo tutorial ti mostrerò la procedura completa. Per iniziare, accedi alla pagina www.pec.it. Dal menu Gestione e supporto, seleziona Firma digitale e clicca su Rinnova. Dalla sezione Firma digitale, clicca su Rinnova. Inserisci negli appositi campi username@aruba.it, la relativa password e clicca su Accedi. Se hai smarrito il tuo account Aruba, clicca sulle relative voci Recupera login o Recupera password e segui la procedura guidata. Se visualizzi questo messaggio, significa che il rinnovo sulla stessa card non ti è consentito, in quanto si tratta del secondo rinnovo. Pertanto prosegui scegliendo una nuova Smart o SIM card a seconda della tipologia di firma che possiedi. Se la procedura prosegue nel modo corretto e sei in possesso di più certificati, il pannello mostra l'elenco di quelli in scadenza associati a uno stesso codice fiscale. Clicca sul pulsante Rinnova in corrispondenza del certificato che vuoi rinnovare. Se non risultano certificati in scadenza, si visualizza il messaggio «Nessun certificato di firma digitale in scadenza». Assicurati di eseguire l'accesso con lo stesso account Aruba che hai utilizzato per l'acquisto del certificato e che questo risulti in scadenza entro i prossimi 2 mesi, altrimenti non ti sarà possibile effettuare il rinnovo, ma dovrai attendere i 2 mesi antecedenti alla scadenza. Se la procedura prosegue nel modo corretto, si visualizza questa schermata. Se sei in possesso di un codice convenzione, puoi inserirlo nello specifico form visibile, cliccando «Hai un codice convenzione?». Altrimenti, prosegui senza l'inserimento del codice. Conferma di utilizzare il servizio solo ed esclusivamente per firmare documenti. Quindi clicca «Prosegui e rinnova il certificato». Dal form «Dati titolare» conferma o aggiorna i dati di contatto. Ti consiglio di indicare un numero di telefono valido e appartenente al titolare del servizio. Clicca su «Prosegui» in fondo alla pagina. Da questa schermata, clicca sul pulsante «Scarica modulo di conferma» e firma digitalmente il file in formato P7M, utilizzando il certificato che vuoi rinnovare. Non rinominare il file, non modificare il contenuto e non creare una copia, altrimenti la procedura risponderà con un messaggio di errore. Una volta firmato il modulo in formato P7M, clicca su «Seleziona modulo firmato» per caricarlo dal tuo computer. Attendi la conferma dell'avvenuto caricamento del file. Poi clicca su «Prosegui» per completare l'operazione. Inserisci un flag nelle apposite caselle indicate per accettare le condizioni del servizio e le clausole contrattuali. Seleziona la modalità di pagamento che desideri e clicca su «Conferma ordine». Per pagare l'ordine direttamente, clicca su «Paga ora». Solo nel caso tu abbia scelto una modalità di pagamento diversa, consulta la mail di «Conferma ordine», che riceverai all'indirizzo di riferimento del titolare con i dettagli per procedere al pagamento. L'ordine di rinnovo è quasi concluso solo dopo la registrazione della transazione economica da parte di Aruba e riceverai una mail con le istruzioni per l'importazione del certificato all'interno della propria card. Il rinnovo risulterà concluso solo dopo l'importazione del certificato. Se il certificato di firma digitale è in convenzione, a seconda della tipologia, potrebbe essere necessaria la validazione della richiesta di rinnovo da parte del proprio ordine provinciale. Dopo aver ricevuto le mail con le istruzioni per l'import del certificato sulla card, accedi all'indirizzo www.pec.it. Apri il menu Gestione e supporto, seleziona la voce Firma digitale e clicca su Download software e driver. Apri il menu Software per il rinnovo. Clicca sul pulsante Scarica corrispondente al sistema operativo presente sul tuo computer. Salva il file. Una volta terminato il download, avvia il file eseguibile. Se stai utilizzando versioni Windows 8 e successive, è possibile che in fase di installazione del software stesso si visualizzi una schermata di protezione. Per continuare, clicca prima su Ulteriori informazioni e poi su Esegui comunque. Seleziona la lingua di installazione e clicca su OK. L'applicazione installata sarà disponibile per più account utente configurati sul tuo computer. Clicca su Sì per confermare la richiesta. Clicca su Avanti. Seleziona la cartella di destinazione e clicca nuovamente su Avanti.
Poi clicca su Installa e attendi il completamento dell'installazione di Aruba Renew sul computer. Lascia abilitata l'opzione Avvia Aruba Renew e clicca Fine per completare l'installazione. Avvia Aruba Renew. Se l'installazione è stata eseguita correttamente, si visualizza la schermata da cui concludere il rinnovo. Collega il dispositivo di firma al computer con la card inserita e attendi il rilevamento del seriale della card. Nel campo indicato, inserisci il PIN della card e clicca su Avvio Rinnovo. Attendi il termine della procedura senza scollegare il dispositivo affinché vengano caricati i nuovi certificati. Il rinnovo è stato completato. La nuova scadenza del certificato sarà calcolata a partire dal giorno in cui è stato eseguito l'import del certificato. Pertanto, ti consiglio di eseguire la procedura di rinnovo in prossimità della scadenza, per non perdere giorni di validità.